Stars shine and bright above. Anche la politica, in fondo, ha un cuore. Una foto ricordo, l'emozione di quando finisce un'epoca e ne inizia un'altra. La storia va avanti. Francesco Rucco saluta la provincia di Vicenza, dove è stato presidente per 4 anni e 3 mesi. Ma da quel 31 ottobre del 2018, strada ne è stata fatta. La viabilità è sicuramente uno dei temi fondamentali delle competenze della provincia, circa 100 milioni di euro tra investimenti realizzati e investimenti in fase di realizzazione per migliorare le nostre strade e metterle in sicurezza. Grande attenzione alle strade provinciali, ma anche alle scuole superiori, su cui sono stati investiti i fondi del PNRR. Importanti investimenti, 80 milioni di euro, di cui 30 del fondo PNRR, che arriveranno per dare nuovi spazi agli studenti e soprattutto anche la messa in sicurezza delle scuole. Determinante poi il patto dei sindaci per l'ambiente. Patto dei sindaci, 75 comuni che si sono coalizzati per contrastare l'inquinamento, ridurre le emissioni inquinanti del 40% entro il 2030. Un'azione di controllo della provincia poi per controllare le caldaie, per fare in maniera che possano essere cambiate con un contributo di 100.000 euro a fondo perduto. Tra pochi giorni, il 29 gennaio, viene eletto il nuovo presidente, che sarà di transizione. Il governo infatti punta alla riforma delle province, per cui nella primavera del 2024 i cittadini torneranno a votare direttamente il presidente. La riforma di Calderoli deve andare nella direzione di ridare il voto ai cittadini affinché possano scegliere i loro rappresentanti anche in provincia. Un ente intermedio fondamentale tra il comune e la regione Veneto, per una risposta efficiente al territorio. Oggi Francesco Rucco non corre per la presidenza della provincia, perché è in scadenza come sindaco. Però a Vicenza si è ricandidato per guidare il comune e, se vincerà, nel 2024 potrà tornare nell'ufficio che oggi lascia, quello da presidente della provincia. Insomma, mai dire mai. Intanto, oggi è tempo di foto, è tempo di saluti. Magari non è un addio, è solo un arrivederci. Just hold me tight and tell me you're